Ti è piaciuto partecipare a Big? Parecchio, bellissima esperienza. Moltissimo, sicuro. Perché? Perché ci ha permesso di metterci alla prova anche con senior e cimentarci in un'impresa ardua ma divertente. E lavorare con dei giovani, diciamo partendo da zero, è stato veramente un'esperienza interessante. Avete fatto davvero squadra tra studenti e manager o no? Assolutamente sì, abbiamo anche creato un gruppo WhatsApp il giorno stesso dell'inizio, quindi assolutamente. Sì, a parte la difficoltà iniziale di comunicazione, poi è andato tutto bene. Lavorare in squadra con dei manager, com'è stato? È stato bello, all'inizio eravamo un po' timorosi, però poi abbiamo riscontrato delle ottime persone dall'altra parte che ci hanno messo sempre in primo piano, ci hanno fatto sentire protagonisti e quindi è stato appunto divertente e sfidante. Invece lavorare in squadra con dei giovani com'è stato? Ringiovanente. Tra manager e studenti, secondo te e secondo lei, chi ha fatto meglio cosa? Penso che noi studenti ci abbiamo messo un po' più di olio di gomito e i manager un po' più a livello direzionale e strategico. Sicuramente la gran parte dell'iniziativa è stata, diciamo, del team giovane e noi, come è giusto che fosse, siamo limitati a dare qualche consiglio. Voi siete anche un team che è stato premiato. Qual è stata una mossa vincente? L'implementazione del ristorante, secondo me, è stata una mossa fondamentale. Concordo. Sicuramente il ristorante è stato un'ottima cosa, ma anche altre iniziative come il marketing e così via, fatto molto molto bene. Invece c'è stata un'iniziativa sbagliata? La prima settimana siamo stati molto poco coraggiosi e ne abbiamo risentito per i risultati finali. Sì, io mi sono dimenticato di disattivare una carta e si è costata due volte. C'è stata questa benedetta intergenerazionalità? Assolutamente, in pieno e durante tutte le quattro settimane un'iniziativa che è stata mirata e è stata giustissima. Sì, sicuramente, li abbiamo quasi adottati. Cosa vi portate a casa da utilizzare nel tuo caso per il tuo futuro e nel suo per il suo lavoro? Sicuramente l'iniziativa, il prendere l'iniziativa e essere più coraggiosi da subito perché non si ha una seconda possibilità di fare la prima impressione. Ma diciamo un miglior approccio sicuramente con le giovani generazioni che non sempre, diciamo così, è facile avere in azienda. Da 1 a 10 consigliereste l'esperienza a qualcun altro? 11. 12. Infine, vi sentite big, o meglio dei big? Sì, assolutamente. Integrati, diciamo, sì.